In gravissima difficoltà perché sono state sbagliate diverse procedure già dall'inizio della prima riapertura, ovvero noi siamo, la maggior parte di noi sono catalogati con un codice Ateco totalmente sballato, non siamo degli artisti o dei lavoratori stagionali, ma siamo come per lo Stato dei produttori di ceramiche, a livello di piastrelle, igienici, e non va bene. Non abbiamo avuto la parte degli aiuti nel primo periodo di lockdown, quando invece ad altri sono arrivati. Ma il punto reale è questo: una riapertura forzata a noi serve a poco. Serve a poco perché nel momento in cui apriamo e mancano letteralmente i turisti, che sono praticamente il nostro bene primario, noi comunque non riusciamo ad andare avanti. A noi il turista serve per vivere, perché l'80% del nostro introito è dovuto ai turisti da fuori Italia e da fuori Napoli, perché anche la provincia può essere catalogata come turista.